Siamo in collegamento con l'avvocato Giovanni Siniscalchi. Grazie, avvocato, di aver accettato l'invito a collegarsi nuovamente con noi. Ben trovato. Salve. Avvocato, sono tanti i temi che ci piacerebbe affrontare con lei. Naturalmente, per ragioni di spazio, ne affronteremo alcuni e poi magari in una trasmissione ad hoc affronteremo tanti temi che ha messo in luce e sono diventati centrali ai tempi del coronavirus. Io partirei con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è un piano nato proprio in virtù della pandemia e che potrà produrre degli effetti anche sulla giustizia. Senz'altro, è prevista la possibilità di avere 2,7 miliardi di euro nel comparto giustizia. Ovviamente, come sempre, l'Unione Europea ci chiede un cronoprogramma e ci chiede una serie di riforme che peraltro entro fine anno bisognerà realizzare. I temi sono scottanti, sono quelli che, come sa, abbiamo affrontato anche in altri contesti. Ad esempio, si chiede di ridurre del 40% la durata dei processi civili entro 5 anni e del 25% quelli penali, per poter ovviamente di questi contributi, con tutte le problematiche che sono connesse. Ad esempio, nel settore penale si sta chiedendo di avere un maggiore controllo giurisdizionale sul momento di iscrizione della notizia di reato, di attivare tutti quei meccanismi per offrire maggiori garanzie a tutti gli operatori che operano nella fase dell'indagine preliminare. E qui non voglio aprire tutti i temi che conosciamo, anche delle difficoltà di svolgere le indagini o potremmo dire anche di devianze in questa fase. Ulteriore dato è quello di concentrarsi sulla qualità degli atti processuali, sulla possibilità di utilizzare ancora nei limiti il meccanismo ovviamente informatico, quindi queste piattaforme informatiche che possono dare una grossa mano, ridurre il numero di reati, incentivare dei percorsi di giustizia riparativa, anche la figura del reato, voglio dire, che può essere estinto quando il fatto è particolarmente lieve, e naturalmente anche al momento pensare a quelli che sono i sistemi elettorali del Consiglio Superiore della Magistratura. Non si è entrato ancora in quei meccanismi che pure, se ricordo, abbiamo parlato di poter riformare la nostra Carta Costituzionale attraverso la possibilità di un sorteggio o addirittura anche di una pagella dei magistrati. Questi sono altri temi. Al momento ci si attiene soltanto, almeno con il ministro Cartabia, alla salvaguardia dei principi del buon andamento della giurisdizione. Mi scusi, Solo un avvocato, po', questi. così come per esempio nell'ambito del diritto del lavoro, eliminare la legge Fornero e trovare sistemi alternativi, o anche nel giudizio civile salvaguardare, questo che è avvenuto in fase emergenziale, le tecniche e le udienze da remoto, tranne che ovviamente ci sia la necessità o la richiesta da parte dei difensori e delle parti di utilizzare la presenza. E questo è in estrema Vorrei sintesi, sapere, i temi che dobbiamo certo, affrontare sono molteplici. vorrei soltanto sapere questi effetti e queste eventuali riforme che tempi dovrebbero poi avere per essere operativi, perché si è parlato tante volte di riforma della giustizia, insomma, si è più parlato che concretamente operato. Vero. Ecco, come le dicevo, intanto ci sono ben tre leggi che dovrebbero essere applicate entro la fine di quest'anno, perché è un cronoprogramma molto stringente che è stato dato dall'Unione Europea. Uno dei principali obiettivi è quello della ragionevole durata dei processi, e perché è quello dove l'Italia è stata spesso sanzionata dall'Unione Europea. Quindi, in linea di massima, dobbiamo parlare di 31 dicembre di quest'anno, del 2021. Anche perché, insomma, la lungaggine dei processi fa sì che gli imprenditori, soprattutto stranieri, non vengano ad investire in Italia, perché ovviamente, insomma, se si trovano in una situazione in cui c'è bisogno di ricorrere alla legge, con questi tempi biblici, ovviamente gli investimenti, insomma, non diventano più buoni investimenti. Così, dottori. È È così? così, ne abbiamo parlato soprattutto nel settore civile, no? Il problema della fase esecutiva o il codice degli appalti, ne parlavamo già in altre occasioni, sono quei famosi temi che devono essere affrontati. Non tutti rientreranno ovviamente in questo percorso, perché non ci sarà il tempo, perché i temi sono davvero molto vasti. Pensi, ad esempio, anche maggiore responsabilizzazione dei dirigenti amministrativi, quindi chi dirige sostanzialmente le cancellerie. Aumentare inevitabilmente anche il personale, valorizzare, come dicevamo, anche i giudici onorari che stanno dando una mano incredibile in questa fase. I temi li abbiamo già affrontati e ritorneremo sicuramente su questo.
E veniamo a parlare di un decreto che sta dividendo l'Italia, sta dividendo la politica, Zan, contro l'omotransfobia, il disegno di legge per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, la disabilità. Cosa è, cioè, quali sono i motivi di così tanto contrasto? Dottoressa, il tema è articolato, ma soprattutto andiamo su un terreno molto scivoloso. Quindi io mi atterrò ad un'analisi rigorosamente giuridica nel rispetto del pluralismo e soprattutto della libertà di pensiero che deve essere sempre tutelato. Io credo che questo disegno di legge presenti una molteplicità di criticità e perché credo che abbia un vizio di origine, cioè quello di pretendere di offrire una definizione giuridica a degli ambiti, degli aspetti della sessualità umana che non hanno trovato ancora una rigorosa certezza scientifica nel mondo della scienza e in particolare della scienza biologica. Faccio riferimento alle evidenze e ai percorsi galileani per intenderci, e capisce se la premessa e generica lo sarà ancora di più una definizione giuridica. Voglio andare al concreto per consentire a chi ci ascolta di capire esattamente cosa vuole fare questo disegno di legge. Ecco, ad esempio, si vuole definire giuridicamente il genere. Devo leggere questo passaggio per essere rigoroso rispetto al dato normativo. Genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso. O identità di genere, ossia identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Sesso sia quello biologico sia quello anagrafico. Orientamento sessuale come attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso diverso e quant'altro. Ora lei capisce, dottoressa, che senza scomodare il mito dell'androgino del simposio di Platone, e lì avremmo delle categorie di carattere filosofico, noi dovremmo introdurre delle definizioni legali che non hanno trovato certezza sul piano scientifico, ma quando le inseriamo in una legge penale, violando dei principi, come adesso le dirò, genereremo degli effetti devastanti. Il nostro ordinamento giuridico, soprattutto quello penale, prevede già la tutela della integrità fisica attraverso il reato di omicidio, di lesioni personali o comunque di violenza privata, così come quello della tutela dell'onorabilità di un soggetto, la diffamazione o l'ingiuria. E non per questo si prevede la differenza di genere o di sesso della vittima, perché di fatto si obbedisce al criterio della, come dire, uguaglianza e quindi si contempla un diritto che è valido per tutti gli esseri umani. Allora, avvocato, questa legge in realtà non introduce nuove misure, ma amplia quelle già previste dalla legge Mancino del 1993? No, non è proprio così, dottoressa. Sarebbe stato molto più opportuno ritoccare la legge Mancino del 93, che recupera o comunque all'epoca introduceva quelle che erano le decisioni della Convenzione di New York. E questa legge prevede sostanzialmente o un aggravamento di pena o comunque una pena perché reati che sono commessi realizzando discriminazioni razziali, etniche e religiose. E si poteva aggiungere anche discriminazioni sessuali tout court, senza scendere in quei canoni, in quei segmenti ai quali facevamo riferimento prima, che sono ovviamente estremamente labili. E questo è anche per un altro problema, perché l'articolo 4 di questo disegno di legge rappresenta il tallone di Achille. Cioè, che cosa si dice? Che è fatta salva la libertà di manifestazione del pensiero, il pluralismo di idee, e ci mancherebbe, sono principi costituzionali sacri, tranne che possano dare, essere idonei a mettere in concreto pericolo o a realizzare atti di discriminazione o di violenza rispetto a quelle categorie che ho poc'anzi richiamate. Voi capite che questo tipo di articolo non doveva essere introdotto o non dovrà essere introdotto intanto perché non è necessario, sono principi costituzionalmente garantiti, ma se viene introdotto vuol dire che vi è il forte rischio di una lesione, una compressione di quei diritti. Le faccio un esempio. Se passa questo messaggio, potremmo trovare la sensibilità di un magistrato per cultura, per suo orientamento, che in qualche modo attiva un processo o comunque sanziona penalmente chi, anche in un'associazione o in un dibattito in modo caloroso,
possa magari manifestare la propria contrarietà alla maternità surrogata, ad una forma di famiglia alternativa a quella sostanzialmente tradizionale. E in questo modo ovviamente noi che cosa facciamo? Introduciamo un criterio di discrezionalità e violiamo principi fondamentali del diritto penale, che sono la tassatività, la determinatezza della fattispecie, il principio di legalità, che assolutamente non può essere violato. Io ritengo che se passa così questo disegno di legge, diventi legge, sarà sottoposto al vaglio della nostra Corte Costituzionale e sarà dichiarato assolutamente illegittimo. Ecco dunque, del resto, e chiudo, il tema della legge Mancino sulla aggravante di pena in caso di discriminazioni razziali, l'ho utilizzato di recente per un mio assistito attraverso una denuncia alla Procura della Repubblica di Milano. Abbiamo una giurisprudenza consolidata sul punto, certo, perché certo, come da anni è esistente. Quindi una formula alternativa c'era, senza correre questi rischi che ho orora invocato. Avvocato, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, sicuramente torneremo a collegarci per approfondire questo ed altri temi della giustizia, intanto buon lavoro. Grazie a lei.